Lancio 27 e mezzo con il numero 5 l'atleta Asco, eccolo qui, di Sormano, chiedo scusa, Eugenio Bianchi. Quindi un atleta che così come Roberto De Zolt non appartiene alle forze dell'ordine italiane. È proprio Eugenio Bianchi che avete visto, forse ha sorpassato con una certa facilità De Zolt, probabilmente per un bellunese non una gran scelta di materiali. Eccolo Eugenio Bianchi. I primi che andiamo a vedere subito al comando con Eugenio Bianchi, Ciclab Sormano, numero 146, che si è messo a tirare subito in maniera molto decisa. Uccide lui l'andatura in queste fasi, Eugenio Bianchi, e si accodano gli altri, tra i quali, come vedete, ha appena superato anche la guida per alcuni sciatori non vedenti. Intanto si allunga la fila dei primi, c'è Bianchi intanto davanti, che ha anche aumentato il suo distacco su tutti gli altri. Stiamo seguendo dalla motoslitta queste fasi di pattinaggio, di pattinato. Eccolo Bianchi ora in discesa, che sta tornando verso il centro fondo di Enne, dove bisogna dire che ha già guadagnato alcune centinaia di metri sul lungo, mentre la testa successiva, ma non riusciamo a scorgere il lungo serpente degli atleti, mentre gli artisti sono la nuova testa successiva, e la gara. Allora vedete, Cristian Zotti si porta dietro il comasco, Bianchi hanno accumulato qualche secondo di vantaggio, sì, 14 secondi in tempo di Zotti, molto contento del secondo posto, mi sembra che è Eugenio Bianchi e Ciclab Sormano, davvero soddisfatto di questo secondo gradino sul podio. Ecco lo scambio di opinioni tra in terza posizione, arriva un po' attardato, allora serve il condiviso, mette l'energia, come dicevamo, per il contista del Fiamme Oro, dopo aver tirato sul condiviso, ha voluto cedere lo scettro di questa marcia bianca a Cristian Zotti. In terza posizione allora per Sergio Rigoni, ed ecco un primo piano dedicato a Cristian Zorzi. E questo...